No, è tutto vero, è tutto vero. È stato molto bello, molto emozionante. Sono contenta onestamente di aver preso questa decisione. Comunque in una competizione di alto livello, in casa, i campionati assoluti, con la mia squadra che mi guardava, tutta la mia famiglia. No, è stato bello. Farci vedere la medaglia, sì. La numero? 130. Piaceva anche 130. Quello, chiudere con un numero, una cifra tonda. Sì, ma nel senso è una coincidenza, non è una cosa voluta. Ecco, prima di oggi non sapevo neanche a quanto fossi, quindi è stato tutto bello. Io non posso che dire altro, nel senso che poi le ragazze sono state stupende, le ho avvisate 2 giorni fa e si sono precipitate qui per fare questo, tra virgolette, questo tributo, questa ultima nuotata insieme, non gareggiando, ma solo così per divertirci, per il piacere di stare insieme, quindi sono contenta. Sei arrivata nel momento che sei davvero pronta e serena, è tutto come te l'eri immaginato, quindi questo addio definitivo. Allora, è tutto bello come me l'ero immaginato, sicuramente un po' le restrizioni non permettono di avere gli stadi, sai, pieni. Quello è mancato un po', però oggi c'è stata la mia famiglia, le persone per me più importanti e un po' di amici, quindi già quello che non lo stadio vuoto di Tokyo fa molto, quindi sono contenta. Leo, per una domanda, Federica ti ascolta, poi ci sono tutti i colleghi. Ultimo tuffo. Federica Pellegrini, meglio si è fatto, ma c'è anche il progetto. Stiletevi che concludono la sua carriera di nuotatrice. Non poteva essere di 18, non poteva essere di 200, Stiletevi. Siamo ai 50 metri. Passaggio 26-44. Gabriele Ceracchi 27-15, Alice Pizzau 27-28. È la prima serie del 200 stile libero del campionato italiano invernale di edizione 2021, ci confronteremo. La montata è la montata di Federica Pellegrini che consiglia 4 con 28,90, passa ai primi 100 metri in vantaggio.